buongiorno a tutti, perdonatemi il titolo, tra l'altro scoperto intraducibile in inglese, ma con questa relazione e con la nostra recente esperienza volevo mettere in evidenza e raccontare in maniera diversa l'architettura, anche perché siamo in una convention di architetti e spesso annoia vedere quando si è bravi così. Allora oggi metterò in evidenza come è stato per noi difficile come si dice, spostare la committenza e quindi il ruolo della committenza nell'architettura e naturalmente del processo di produzione del prosciutto, compresa la comunicazione del prodotto stesso. E come noi abbiamo cercato attraverso l'architettura di rendere tutto più umano, fin dai primi sopralluoghi negli stabilimenti del gruppo. Abbiamo subito evidenziato quelle che sono le atrocità purtroppo esistenti nella produzione di massa della carne, atrocità che andavano appunto dalla pastorizia, dall'allevamento del bestiame, quindi dall'uccisione, dalla scuoiatura e dal frazionamento degli animali. Vedete quindi alcune immagini violente, me ne scuso, ma tranquilli che l'architettura, come al solito, con le sue belle pareti di vetro, anche qui laverà lo spettacolo scioccante. Oggi non si può vivere in quest'epoca se non si possiede la consapevolezza delle tante forze contraddittorie. Ma qual è l'algoritmo vincente del nostro lavoro? Io ritengo che sia e continui a essere il rispetto verso la committenza. Rispetto in ordine di bellezza, ci chiamano per questo, in ordine di tempo, dobbiamo avere rispetto dei tempi, dei loro tempi di produzione, dei processi edili e naturalmente degli investimenti. Ma oggi il computer ha modificato fortemente il lavoro di noi architetti, no? Si può simulare tutto, si può disegnare molto in fretta, si può disassemblare un edificio e poi ricomporlo, ma soprattutto si può pubblicare. E quindi ci troviamo di fronte a delle possibilità straordinarie per la concessione e la realizzazione dell'opera, ma le immagini, almeno ritengo, sono delle menzogne, se non altro perché l'architettura appartiene allo spazio tridimensionale, in alcuni casi allo spazio N, quello delle emozioni, delle installazioni, e i media ancora hanno una restituzione, per quanto Samsung stia lavorando anche in questo settore, come abbiamo visto, ancora bidimensionale. E quindi secondo me il problema si sposta e diventa etico. Cosa facciamo noi? Io provengo dall'ingegneria e sono arrivato all'architettura attraverso la laurea in ingegneria, ho vissuto grandi cantieri stradali, per cui ho vissuto e toccato la materia, per cui mi considero un architetto della materia vera. Questi sono recenti lavori che abbiamo realizzato. Quindi tornando a noi, al mio lavoro, mi ritengo assolutamente lontano da strategie e dal narcisismo, per cui mi è completamente sconosciuta la parola edonismo, no? E quindi i miei lavori sono sempre stati indirizzati verso la ricerca, ma ho ravvisato che l'architetto è in un certo senso prigioniero dei media. E qui è un recente esempio, no? Come una scuola che abbiamo realizzato nel 2006 di fronte al mare, certo non è un luogo come il Maxi di Roma, è un luogo di Marco Roger, è il Maxi della EME, la grande Zadid, però risulta strano come una scuola realizzata con materiali più costosi dell'edilizia sia stata abbia raggiunto appunto un budget di 750 euro al metro quadrato con i materiali più costosi e magari nell'altro caso con i materiali meno costosi il costo sia stato di 7500 euro al metro quadrato. Cosa c'è dietro la pelle dell'edificio? Allora ho sempre cercato di indagare la forma, no? E quindi con l'esperienza cinese ho avuto la possibilità di stare vicino alle archistar, quindi è tutto ciò che comporta la loro seduzione mediatica, la loro
elogiata iconicità che spesso in alcuni casi è culturalmente vuota e va solo a soddisfare il capitalismo globale, no? E quindi ritengo che oggi progettare ancora per forma in una società che ha bisogno di stabilità, certezza e flessibilità sia quanto postmoderno, e quindi dobbiamo, come posso dire, noi abbiamo la possibilità di farlo, dobbiamo superare questi linguaggi. Naturalmente l'arte lo fa, l'arte è sempre in time, no? E quindi, tornando proprio al racconto di questo stabilimento industriale, un giorno venne da me la committenza. Noi stavamo lavorando sull'uomo metafisico di Anthony Dormeley, no? Questo Edge, questo omino che vuole sfidare appunto i confini anche della gravità, e naturalmente però bisogna tenerlo, e quindi io mi stavo ingegnerizzando proprio come riuscire a tenere quest'opera, che poi l'artista nel momento in cui entra nello spazio vuole piazzare in tempi velocissimi, o a 30 centimetri o a 4 metri e mezzo dal suolo, sempre in maniera orizzontale, al piano, appunto, sempre traslando appunto il piano orizzontale. E comunque già è un piccolo sforzo, perché questo uomo pesa 671 kg. Allora, e quindi quel giorno venne, mentre stavamo calcolando i momenti di Edge, quel giorno venne la mia committenza. Oggi l'architetto ha sempre avuto, per realizzare le proprie creazioni, stabilire un rapporto con i ricchi e i potenti. Ed è un destino geneticamente determinato quello di fare per gli architetti qualsiasi cosa pur di costruire. Ma quando, come oggi, la strategia si mescola alla psicopatologia, diventa qualcosa di più grave, e io ormai la considero quasi una malattia che consuma le vittime. E quindi che tipo di parallelismo potevo realizzare risolvere, marcare il territorio e soddisfare l'esigenza edonistica della committenza? Il nostro prodotto non era la cultura, ma era un prodotto industriale, e quindi nel mio immaginario l'animale era quello con il quale giocavo da piccolo, che oggi naturalmente mangio senza pensare a cosa succede nel frattempo, e soprattutto come comunicano questo prodotto. Quindi spostare la committenza secondo questi parametri, no? Scusate che vedo c'è. Mancano delle diapositive. Quindi spostare la committenza secondo questi parametri, quando normalmente mancano delle diapositive sul progettificio a sviluppo verticale, perché sono impianti industriali normalmente a sviluppo verticale. E quindi portarli in un'altra dimensione, no? dove il luogo dove doveva essere realizzato era questo, il programma industriale era il seguente, e quindi dovevo realizzare qualcosa che contemporaneamente mi dava l'arte, cioè fa sparire questa industria. Naturalmente l'architettura ipogea ha molti meriti, anche molti demeriti, come vedremo nella fase finale della relazione. Alcuni sicuramente ha il merito di annullare la prospettiva del promotore, cioè le Archistar hanno molto inseguito questa strategia di presentare stanze 3 volte più grandi di come oggettivamente saranno, di avvicinare oggetti iconici, che sia un'auto di lusso o pin-up. Oggi, per esempio, mettere grandi alberi dentro piccoli vasi, magari portarli a grandi altezze. Naturalmente questo per me è menzogna, e io continuo a trasmettere il fascino del costruito, al contrario di una società che sta diventando sempre di più impalpabile, sempre più magica, fantasiosa e quindi metafisica. Allora, nell'ambito
di questo progetto, quindi chi mi poteva aiutare era l'architettura Ipogea. E quindi il tema dell'Ipogeo normalmente, per il semplice fatto che poi le architetture scompaiono, diventa quantomeno, come si dice, diventa quantomeno, diciamo, esono dal piano strettamente architettonico. E allora, per far capire questa strategia all'industria, che comunque oggi è abituata a questi tipi di impianti, ho cominciato a indagare sulle soluzioni dell'ipogeo nel mondo, soprattutto in Canada, ma riportare poi alla realtà, quindi al centro dell'Italia, queste situazioni era abbastanza complesso, anche perché il pragmatismo della committenza mi metteva sempre di fronte al fatto che dovevamo produrre ed essiccare circa 700.000 prosciutti l'anno, e quindi ho trovato la strategia che mi ha dato l'ingegneria. L'ingegneria mi ha permesso di spostare il problema della forma, e quindi della iconicità e della totemicità della fabbrica, a un problema dell'energia. E quindi ho di fatto, proprio per problemi derivati dall'essiccazione del prosciutto, ho proposto di realizzare di fatto un grande plaid, un piumino termoigrometrico. Era proprio il fatto con il quale potevo far capire che una struttura inserita all'interno della terra aveva poi questo risultato. Ma mi interessava soprattutto un altro fattore, perché poi il primo e il terzo, cioè sostenibilità e media, erano di fatto i programmi dell'industria, cioè promuovere attraverso questa basilica, come la definivano, il loro prodotto. L'architettura è un grande attrattore di comunicazione. Ma mi interessava invece riportare l'uomo al centro del lavoro. Mentre valutavo questo, mi arrivavano le immagini della Volkswagen che mi mandava la committenza, no? Di questa fabbrica a Dresda di vetro, dove tutti i processi di produzione sono a vista, ma certo una fabbrica che svetta nell'urbano, molto interessante per carità, ma qui siamo in una situazione completamente diversa. E quindi come poter anche qui nascondere la strategia e costringere la committenza a portarla da un'altra strada, che non era solo a quella della produzione, appunto. E quindi ho cominciato a indagare quelle architetture che contenevano degli aspetti che riguardano la psichiatria. E per esempio Terragni nel 1936, con l'asilo Santeria, che è stato un momento importante nella storia dell'architettura moderna, ha introdotto il metodo Montessori, spostando all'interno dello spazio il piano operativo delle cuoche su un livello diverso rispetto a quello dei bambini. In questo metodo, con questa strategia, praticamente i bambini potevano guardare negli occhi chi preparava loro da mangiare. Allora immaginate che con questo schema io ho materializzato i bambini con l'acqua e i cuochi e gli operatori e i lavoratori con appunto gli uomini. Cosa succede? Questo perché? Perché contemporaneamente è stata introdotta nel testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la malattia da stress di lavoro. E quindi non so se sono passate alcune immagini precedentemente di come erano i luoghi di lavoro normali dei prosciuttifici, queste persone che lavorano circa 8-10 ore tagliando gli animali con un rapporto con due colori, rosso sangue e grigio cemento. Non ci sono finestre perché le strategie alimentari non le permettono in termini di sicurezza, e quindi immaginate quanto è complesso dare un luogo di lavoro più, come si dice, più umano. A questo punto mi ha aiutato, come ripeto, l'ingegneria, perché inserire la fabbrica sottoterra significava presentare alla committenza una serie di fattori, sole, aria, acqua e biodiversità, e naturalmente degli obiettivi che erano il caldo, produzione e conservazione del calore, il freddo, il raffrescamento, la luce, illuminazione dei locali, ventilazione, purezza, l'acqua, riduzione dell'utilizzo delle acque
del recupero delle acque meteoriche e l'elettricità in termini di riduzione e utilizzo dell'energia elettrica. Questi obiettivi rispettati attraverso l'ottimizzazione della geometria, la coibentazione, l'uso appunto di superfici trasparenti, l'orientamento, l'ombreggiamento e lo sfruttamento della radiazione solare mi ha permesso di, come posso dire, realizzare una forma, perché poi tutta la discussione è stata sull'ingegneria. E quindi se immaginate che a sinistra vedete un normale stabilimento di produzione industriale, è un luogo di lavoro nella DIA sottostante, vedete come sono riuscito a relazionarmi con l'asilo di Santeria di Terragni. Quindi, come vedete, la corte centrale, e tra l'altro ha su dimensioni diverse, perché noi abbiamo un impianto di circa 10.000 metri quadrati, ha la stessa conformazione geometrica, cioè sono dei quadrati, è una superficie quadrata ruotata rispetto all'asse stradale, sia l'asile Santeria che questo stabilimento industriale, divisa in sei settori. Uno di questi settori è stato tolto, Terragni l'ha destinato a cortile. Noi l'abbiamo destinato a piazza di raccolta delle acque meteoriche, e piazza eventi e direzionale. Ma soprattutto siamo riusciti a realizzare questo, cioè i lavoratori, scusate, sono a contatto sempre col paesaggio. E quindi probabilmente siamo riusciti a risolvere il problema dello stress. Allora, oggi qui ci troviamo naturalmente nel sito. Qualcuno ha inserito dei nostri colleghi circa 20 anni fa l'edificabilità in questo meraviglioso plesso, e quindi per noi era molto difficile operare. E arrivo al problema della menzogna, cioè quello che ho fatto appartiene alla sostenibilità o all'insostenibilità? Perché in realtà l'architettura ipogea ha un limite, è come per lo struzzo mettere la testa sottoterra. E vedremo, leggendo i dati finali, cosa succede. Allora, naturalmente, coniugare l'esigenza complessa del layout industriale all'interno di un quadrato, poeticamente significa progettare lo spazio del massacro attraverso gli spostamenti lineari del prodotto e inserire tutto sottoterra, dove praticamente non è possibile abitare e sì lavorare, dove naturalmente dobbiamo rapportarci con le normative per se non altro delle vie di fuga, dell'antincendio. Ho scoperto, ma non mi vergogno a dirlo perché l'hanno scoperto anche il comando dei vigili del fuoco dell'Umbria, che i prosciutti non prendono fuoco. Ed è stata una delle più grandi battaglie, perché la copertura veniva probabilmente destinata a essere invasa da 100 lucernai di protezione dei flussi. Quindi l'artificialità di un progetto ipogeo richiede una grandissima competenza in termini impiantistici, naturalmente anche strutturali, perché comunque tagliamo una collina. E come posso dire, e fare dell'architettura in strutture che per loro natura sono troppo estese o non specificatamente, appunto, specificatamente utilitariste, come sono le industrie, ma i parcheggi e i centri commerciali, diventava molto difficile. E quindi e contemporaneamente esistono delle condizioni ambientali, come abbiamo visto, per le quali dobbiamo realizzare architetture con il minor impatto possibile. Allora, adesso con lo scorrere di queste immagini, dove sostanzialmente che vi ho appunto anticipato nel momento in cui relazionavo, praticamente vorrei. Siamo stati presenti al Biennale di Venezia come progetto italiano della quarta dimensione, e naturalmente vorrei elencarvi alcuni dati di quanto costa in termini ecoambientali
una realizzazione biocompatibile ed ecosostenibile. Noi abbiamo fatto sì un'industria che sfrutta le energie naturali, quali il sole, il vento, l'acqua, la geotermia, ma quanto pesa in termini di produzione e di inquinanti la realizzazione dell'opera? A quali rischi abbiamo esposto l'ecosistema e i biotopi della microfauna locale? Io ho raccolto alcuni dati. Lo spostamento di un metro cubo di terra per un chilometro con un mezzo di medie dimensioni produce 0,0736 kg di CO2, che per una percorrenza normativa di 20 km e con un mezzo di 20 metri cubi produce complessivamente 29,44 kg di CO2. Immaginate che il nostro scavo è stato di 300.000 metri cubi e quindi e abbiamo compiuto circa 17.000 viaggi. Quindi abbiamo prodotto circa 500.000 chili di CO2. Naturalmente, arrivati a discarica, il materiale deve essere scaricato, appunto. E normalmente i mezzi impiegano lo stesso quantitativo di CO2, per i quali il conto totale abbiamo circa impiegato 1.000 tonnellate totali. Non voglio parlare del calcestruzzo per realizzarlo e neanche tutta la filiera dell'assemblaggio a secco, dai vetri all'acciaio e compagnia. Altra problematica non trascurabile è l'inquinamento che può, come sia, derivare dal trasporto di materiali, dove tra l'altro appunto cambiamo la microfauna, pensate a popolazioni di formiche, zanzare, mosche, ragni che si muovono appunto in un'altra dimensione. Quindi, concludo così, ho iniziato con l'ipocrisia dell'architettura e finisco con l'ipocrisia dell'architettura. Cioè, questa fabbrica così direttamente inserita nel contesto del paesaggio umbro, si è fatta quindi carico del massimo rispetto ambientale. Abbiamo piantato 350 alberi e senza arbore e abbiamo utilizzato speciali lampade a vapore di sodio per non disturbare la microfauna locale. Naturalmente abbiamo su tutto abbiamo verificato che la falda acquifera non fosse intaccata. Ora mi chiedo, e questo citando Angelo Mangiarotti, no? Ma agli architetti dovremmo togliere le firme in maniera tale che facciamo fuori tutto il loro transfer edonistico e così possiamo pensare di creare cose nuove per la società senza appunto curare quella che è la fase più brutta dell'architettura, che è l'ego. Ho finito, grazie.